alla vigilia del Natale di Roma, quindi in una giornata altamente simbolica, siamo qui per presentare il CIMART Web, il catalogo online dei beni culturali di Roma Capitale. Che cos'è il CIMART? Come probabilmente sanno anche i non addetti ai lavori, perché ormai di CIMART si parla almeno dal 2009, è il sistema informativo che la Sovrintendenza Capitolina ha sviluppato per la catalogazione e la gestione dei beni culturali, appunto, di proprietà di Roma Capitale, e la cui messa in opera è stata fin dall'inizio condivisa con Zetema Progetto Cultura. Infatti è qui al tavolo il direttore generale Roberta Biglino, e il CIMART è stato sviluppato e gestito dai sistemi informativi di sovrintendenza e dall'infrastruttura del data center di Roma Capitale. Poi, come vedremo, c'è l'importante apporto di Sirti, che poi avrà un intervento specifico. Quindi questo sistema raccoglie la documentazione di archivi, musei, collezioni, monumenti, aree archeologiche e le unità catalografiche, comprendendo schede, authority files e immagini, sono più di 1 milione. In questo momento caratteristica del CIMART è quello di essere un contesto ospitale, accogliente, trasversale, interoperabile, che ha almeno 16 tracciati che sono coerenti con gli standard ICCD e che si è posto il problema di non comprimere ma di valorizzare i diversi archivi di cui si compone il patrimonio documentario della sovrintendenza. Quindi operano dei sistemi di vocabolari trasversali, dei collegamenti tra schede di archivi diversi, e poi ci sono ricerche che possono essere libere o strutturate su tutto questo insieme. Quindi diciamo che è una struttura nella quale ci si muove agevolmente, anche se le sue potenzialità anche per il nostro lavoro interno non sono state ancora completamente esplorate. Quindi l'occasione di oggi non è solo quella di renderlo, diciamo, visibile all'esterno, ma anche di renderci conto di quelle che sono le sue possibilità operative anche per la nostra gestione. E infatti il CIMART, che ha raccolto un'attività di schedatura durata decenni con degli investimenti importanti, ha messo in sicurezza tutta una serie di dati che erano già presenti nelle nostre banche dati e ha coinvolto uffici diversi. Quindi, tra l'altro, la costituzione del gruppo di lavoro che poi interverrà e che è avvenuta durante il periodo del Covid ci ha consentito di operare intersettorialmente in questi 2 anni in una maniera che non avremmo immaginato, e quindi il CIMART è stata anche un'infrastruttura che ci ha permesso di accelerare e di lavorare in questo periodo difficile. Poi questa varietà di dati e di tracciati e archivi naturalmente ha anche dato un compito non banale agli informatici, no? Che hanno dovuto operare con un sistema bottom up, cioè partendo dalle esigenze degli uffici e degli archivi e costruendo in questo modo la struttura. E quindi devo dire che poi in questi ultimi 2 anni il rapporto tra gli specialisti, cioè gli archeologi, gli storici dell'arte, gli archivisti, i restauratori che hanno lavorato su queste schede, ancora stiamo cercando gli architetti per la parte più propriamente architettonica, che forse è quella perché chiaramente è anche il settore in cui la schedatura è più complessa e anche forse meno
diciamo, tipica del lavoro del lavoro dell'architetto. Noi storici dell'arte facciamo schedatura dal secondo anno di università e quindi è una mentalità facile, più difficile invece, diciamo, questo tipo di sintesi e di ricerca. Però al di là di questo problema, poi il rapporto diretto con gli informatici è stato molto importante per capire che domande e risposte devono essere condivise quando si lavora su strumenti così complessi. Quindi ecco, il fatto che noi abbiamo un sistema informativo proprietario poi ha rivelato tutto il suo interesse anche quando si sono dovuti compiere in questo periodo di accessibilità difficile delle biblioteche tutta una serie di tracciati di ricerca, perché poi la ricchezza di ciò che il CIMART contiene per chi si occupa di Roma è qualche cosa che poi vedremo anche meglio con gli interventi che seguiranno, ma non facilmente immaginabile dall'esterno. Quindi c'è stato un valore aggiunto che poi consente a questo stesso sistema di essere usato per collegare dati che si riferiscono al restauro, che si riferiscono alla movimentazione, che si riferiscono alle pubblicazioni, insomma tutta una serie di possibilità che, ripeto, per me che diciamo sono stata ospite 3 anni di Roma Capitale e venivo dall'esterno, l'impatto con CIMART è stata una grande emozione, perché ho visto una banca dati di cui non mi aspettavo la ricchezza. E quindi ecco oggi cosa presentiamo? CIMART Web, che è il portale che rende accessibile al pubblico il patrimonio informativo del CIMART, attinge in tempo reale dal CIMART i propri dati e i beni che pubblichiamo aumentano naturalmente con il procedere di attività di revisione delle schede. Quindi ciò che vediamo oggi nel CIMART Web è destinato a incrementarsi anche abbastanza velocemente. C'è un modo, ci auguriamo, semplice, come si dice user friendly, di accedere alle informazioni, e poi per agevolare la lettura integrata e per invitare ad ulteriori approfondimenti è stata predisposta una sezione che si chiama Roma dalla A alla Z, con dei percorsi tematici secondo un sistema addizionario che mette le voci in ordine alfabetico. E non volendo portare via altro tempo, perché poi avremo modo di approfondire con gli interventi che seguiranno, volevo solo diffondermi un po' nei ringraziamenti. Quindi il progetto così ricco e complesso naturalmente implica un lavoro che non solo è corale ma è stato anche stratificato nel tempo. Quindi io ora ricordo Nicoletta Cardano, che è la persona con cui il lavoro sul CIMART Web è iniziato e che è andata in pensione l'anno scorso, ma ci sono poi colleghi che si sono succeduti nel tempo che verranno ringraziati nei contesti in cui il loro nome emerge con maggior evidenza. Poi ci sono oggi tutti i funzionari che hanno fatto parte del gruppo di lavoro che si è dedicato a questo progetto, tranne Roberta Pigliacelli, che oggi non può essere qui per un motivo familiare dell'ultimo momento e sarà sostituita da Anna Maria Cerioni. E poi del gruppo ha fatto parte anche Isabella Damiani dei Musei Capitolini, che sono diciamo l'altra faccia del sistema informativo, hanno, come dire, una loro conoscibilità e visibilità che rende questo blocco delle schede di Roma Capitale per certi versi autonomo, per certi versi collegato. E quindi comunque un ringraziamento anche a Isabella e anche ad Anna Sanzi di Zetema Progetto Cultura, che ha dimostrato una straordinaria professionalità e serietà. I colleghi di soprintendenza naturalmente si trovano poi tutti coinvolti, le posizioni organizzative fanno tutte parte del comitato scientifico insieme con i dirigenti. Ecco qui
Vedo Fabio Pacciani, ma ringrazio anche Giancarlo Babbucci e Claudio Parisi Presicce. Poi abbiamo un ringraziamento speciale da porgere a Manuela Santini, che ha fatto un grande lavoro di coordinamento delle risorse Zetema impegnate nella collaborazione a questa attività di catalogazione, e anche loro verranno menzionate, colleghi e colleghi di Zetema che sono qui presenti man mano che il loro contributo emerge. E poi naturalmente anche quello che noi chiamiamo il DTD, che è il Dipartimento per la Trasformazione Digitale di Roma Capitale. Naturalmente Sirti, che è l'impresa che è stata fin dall'inizio protagonista di questo sistema, poi interverrà con la presentazione del dottor Ribaudo, ma ringraziamo anche Fabrizio Lucerini, Luca Roberti, che hanno reso possibili e funzionali le nostre richieste, che nel tempo sono diventate sempre più articolate, per non dire complicate. Quindi ringrazio tutti e passo la parola a Roberta Biglino. Grazie. Come si accende? Ecco, è acceso. Buongiorno, grazie per questo invito, per essere qui a questo tavolo al tuo fianco. Sì, è un progetto inutile che ricordarlo a tutti quelli che sono in sala, perché sono tutti tecnici, tutti coinvolti in questo progetto. Noi abbiamo cominciato come Zetema nel 2000, alcuni colleghi già lavoravano a supporto della sovrintendenza su questa attività enorme, infinita, e che naturalmente rappresenta, diciamo, nella sua estensione tutta la capacità e la volontà di raffigurare il patrimonio storico-artistico e archeologico del Comune di Roma, che insomma naturalmente sempre ha bisogno di essere tutelato. Ci sono qui alcuni colleghi che ringrazio, molti funzionari che nel tempo ci hanno seguito. Dico solo qualche numero rispetto alle attività che abbiamo svolto in questo periodo, prima e dopo il CIMART e durante. Abbiamo fatto 120.000 fotografie, 440.000 scansioni e 500.000 schede. Naturalmente tutto questo sempre a supporto e secondo, in base alle indicazioni che ci sono state date dai diversi funzionari che ci hanno seguito. Abbiamo messo a disposizione anche noi i nostri sistemi informativi, perché naturalmente il coordinamento con Sirti è stato sempre importante, lungo, le esigenze sono aumentate via via. Abbiamo avuto un momento di quasi crisi sull'hardware, ma naturalmente il software, che è quello di cui oggi parliamo, è stato l'impegno dell'ultimo decennio. Questa giornata è una giornata di grande soddisfazione per tutti voi, ma anche per noi, perché naturalmente l'attività della catalogazione e documentazione, così come gli altri supporti che noi facciamo per la sovrintendenza, che sono la progettazione, la conservazione, molto meno i servizi museali, hanno una grande visibilità, mentre queste attività verso l'esterno hanno poca visibilità, coinvolgono tante persone interne e esterne alla sovrintendenza, costano tanto, ce lo diciamo sempre, quindi il fatto di dare una visibilità e un punto d'arrivo, che è un punto di partenza, ma insomma è un primo momento di apertura e visibilità, secondo me è un grande risultato. Grazie. Prego. Chiedo al dottor Gribaudo di intervenire. Intanto, come vedete, stava passando alle nostre spalle un video che era stato fatto insieme con la nostra collega Laura Petacco. Prego. Grazie. Allora, Giuseppe Ribaudo di Sirti, vi ringrazio molto per i punti che avete toccato e che ci hanno coinvolti in maniera sempre molto molto stimolante. Io credo che il primo punto da cui è importante partire è la qualità di un progetto di cui siamo orgogliosi di aver preso parte e di aver dato un contributo, perché abbiamo avuto una visione e insieme ci siamo impegnati per costruirla passo passo, e quei riferimenti che faceva alle continue richieste per noi sono state sfide continue, che nel nostro ruolo di abilitatori tecnologici, cioè di chi è chiamato a supportare questo progetto nella misura in cui servono delle tecnologie che semplifichino o abilitino delle funzionalità o dei passaggi.
E si è fatto riferimento a per arrivare al punto di avere una interfaccia semplice da consultare a fronte di una complessità di cui i numeri che sono stati citati danno la misura, e questo è un bel rompicapo, è una bella complicazione tecnologica. E quello che abbiamo sperimentato e che ci invoglia continuamente a profondere il massimo delle energie in questo progetto è che alla fine queste attività portano... integrando diversi layer tecnologici, perché qui c'è una complessità che parte dall'architettura del dato, dalla struttura del dato, che quando fu impostata all'inizio, questa componente a oggetti, cioè non una struttura rigida, ma il dato è stato disegnato in modo tale che potesse nel tempo assumere, prendere delle forme e essere plasmato in funzione delle diverse esigenze. Questo ha fatto sì che venisse prima di tutto normalizzata una enorme eterogeneità che le diverse strutture avevano nel modo in cui venivano conservati i dati, e poi ha fatto sì che fosse sempre più facile, non banale, ma più semplificato, il processo di integrazione di nuove infrastrutture, ognuna delle quali, strutture museali, porta delle specificità. E allora non avere flessibilità sulla struttura del dato sarebbe stato un primo blocco. Poi adesso con questi numeri è stato detto che si vuole restituire a un pubblico vasto che ha diverse esigenze, diverse chiavi di lettura e di accesso ai dati. E quella struttura dei dati dalla quale si è partiti offre questo. E ciò ci permette poi di avere un accesso semplificato, vedremo una sola riga dalla quale poi intraprendere mille percorsi diversi, oppure delle schermate molto più dettagliate che arrivano alla massima granularità del dato, cioè permettono a chi ha esigenze specifiche di trovare in questa complessità, in questa vastità, la chiave giusta per arrivare al giusto livello di dettaglio. E qui c'è un tema quindi di interfacce, di user interface, che devono essere anch'esse flessibili, duttili, e su questo è stato per noi molto importante dare un contributo. C'è tutto quello che accade dietro, cioè la migrazione dei dati. È un altro tema che incrocia le competenze di Sirti, è quello della migrazione dei dati da un data center che si diceva essere tra l'altro tra i più bei posti d'Italia, perché c'è un data center a Palazzo Braschi che affacciava su Piazza Navona, ma certo, dei PC e dei server non era necessario che stessero lì, e allora c'è stata un lavoro di migrazione verso il cloud. Anche qui la pubblica amministrazione sta facendo passi da gigante nell'ottimizzazione delle proprie infrastrutture, in quello che sta dietro questa interfaccia. E anche lì abbiamo avuto l'opportunità di dare, speriamo, un contributo, ne siamo sicuri, un contributo fattivo, perché il software venisse migrato. E allora questo mi dà lo spunto per dire un'altra cosa, cioè il CIMART per noi è stato un laboratorio continuo di sperimentazioni tecnologiche che incarnano i trend principali, cioè la migrazione verso il cloud, la cyber security, una gestione del dato sempre più flessibile che porta ai big data, al machine learning, viene detto the content is the king, cioè il centro di qualunque progetto deve trovare nei contenuti, nella qualità dei contenuti, il motore che lo fa andare sempre avanti. Noi abbiamo visto come Sirti spesso dei progetti che magari sono iperappariscenti, hanno delle interfacce quasi cinematografiche, ma appunto per stare sul tema cinematografico spesso sembra di stare a Cinecittà, cioè c'è un cartonato, qualcosa di bello da vedere, ma che non ha sostanza, non ha carburante per andare avanti. Viceversa, progetti che non hanno l'interfaccia giusta, pur avendo una enorme ricchezza di contenuto informativo. Quello che abbiamo visto evolversi qui insieme è il fatto che questi due fattori si sono uniti e abbiamo un'enorme quantità e qualità dei contenuti e delle modalità per accedere ad essi flessibili, in modo da incontrare le esigenze che i diversi fruitori del CIMART, che sicuramente saranno tanti, troveranno. In più, abbiamo l'ambizione e l'impegno, e con questo lascio la parola poi a Laura Petacco, che virtualmente darà i suoi spunti, di accompagnare i prossimi sviluppi, perché come dicevo, per noi è una sfida continua. Ogni problema, ogni spunto per noi è una ricerca di una soluzione tecnologica, che adesso vediamo potrà evolvere verso l'IoT, perché di questo è un altro tema tecnologico importante. La sovrintendenza e i musei hanno delle infrastrutture molto
efficaci e che possono essere però integrati in modo tale che il CIMART possa governare dei flussi di dati che dal basso, dalle infrastrutture, entrino nel ciclo di vita della gestione dell'opera, perché questo è un elemento fondamentale. L'opera, le opere d'arte nel CIMART vengono prese in tutto il ciclo di vita e quindi anche nella componente di monitoraggio si può lavorare. E ci sono spazi di crescita, così come, perché no, la parte in realtà virtuale. Noi abbiamo in questa logica di sperimentazione più di 10 anni fa impostato un allestitore virtuale che permetteva di dislocare delle opere, che permette di dislocare delle opere in un ambiente 3D, avendo la percezione preventiva di come sarà la mostra. Anche questa è una ricerca di innovazione che, perché no, pensando non domani ma dopodomani, c'è il metaverso, ci si può, perché no, immaginare di trovare, riempire delle sale virtuali di persone che arrivano anche da lontano. Questa è la sfida che ci piace cogliere continuamente, cioè immaginare qualcosa che in un rapporto che non sempre con le pubbliche amministrazioni si attiva, ma qui c'è una sfida continua, un richiamare a come poter andare avanti nel modo migliore. E poi il nostro ruolo di abilitatori tecnologici, aiutare a trovare la soluzione più sostenibile. E per noi, e con questo chiudo, è importante. Sirti costruisce reti di telecomunicazioni, ha un ruolo molto importante nella trasformazione digitale del paese, il PNRR ci vede molto impegnati, e avere la sensazione di poter, cioè la concreta idea di poter far sì che le reti che stiamo costruendo, la fibra ottica, il cloud, la cyber security, possano veicolare la cultura, il bello, la possibilità che queste infrastrutture abilitanti possano far sì che questa enormità che vediamo da vicino come Sirti possa diffondersi il più possibile, per noi è un motivo di orgoglio, di vanto. E quindi abbiamo l'ambizione di continuare il più possibile a essere parte attiva di questo progetto, nel nostro ruolo che interpretiamo con grande entusiasmo. Quindi grazie a tutti e buona continuazione. Bene, a questo punto entriamo nel vivo del nostro tema di oggi, quindi il primo intervento sarà da remoto ed è quello di Laura Petacco proprio sul CIMART Web, quindi vediamo se i nostri potenti mezzi ci consentono di far funzionare tutto. Laura deve essere qui oggi perché è una dei protagonisti di tutta questa vicenda, ma è un momento in cui, come sappiamo, la presenza fisica virtuale si cambia continuamente, quindi dobbiamo sempre essere attrezzati eventualmente ad andare in video come sta per succedere adesso. Eccoci. Il patrimonio culturale di Roma Capitale è vasto ed eterogeneo, sia per estensione che per tipologia, datazione, materiale costitutivo, tecnica di esecuzione, ma anche per ambito culturale e artistico di riferimento. La ricchezza è frutto della genesi stessa di questo patrimonio e riflette la grande ma anche la piccola storia di Roma, che ha beneficiato, prima di ogni città italiana, di un'istituzione civica preposta alla cura del patrimonio culturale. Attraverso questo patrimonio possiamo scorgere testimonianze della metropoli dell'Impero Romano, della città di papi, cardinali e alti prelati, della città di artisti ed intellettuali, della nascita della nuova capitale dell'Italia Unita, delle demolizioni mussoliniane, del vestigia di un glorioso passato, ma anche della storia minuta della città e dei suoi abitanti. Tutto questo patrimonio, da più di 20 anni, viene catalogato e studiato scientificamente dalla Sovrintendenza Capitolina ed è raggiunto il momento di restituirlo al pubblico, anche sotto il profilo informativo, e non solo attraverso esposizioni temporanee o permanenti all'interno dei musei civici. Dall'invenzione dei fori imperiali a 1932, l'elefante e il colle perduto, da poco inaugurata ai mercati di Traiano, passando attraverso le tante belle esposizioni incentrate sulle collezioni capitoline, tra le quali ricordo, perché emblematica in tal senso, Roma, nascita di una capitale, tenutasi nel 2021 al Museo di Roma. In passato era stato già fatto, è esistito per qualche anno un sito web del catalogo, ma era indispensabile ripensare radicalmente la modalità di esposizione e fruizione di questi dati all'interno del web. CIMART è il sistema informativo in uso per la catalogazione scientifica dei beni culturali di Roma Capitale ed è strutturato attorno ai tracciati catalografici dell'Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione.
che, come è noto, prevedono modelli di schede differenti per le diverse categorie di beni, immobili e mobili innanzitutto, e poi all'interno dei beni mobili, ad esempio, un modello per i reperti archeologici, per le opere oggetti d'arte, uno per le stampe, per le fotografie e così via. Tutti questi modelli sono presenti all'interno del SIMART, vista la grande eterogeneità del patrimonio di cui in premessa. Da questo punto, quindi, possiamo vedere sintetizzate a schermo le sfide che ci siamo posti nel progettare il nuovo sito web. Quindi, innanzitutto, pensare, immaginare, progettare un portale che fosse parte del più ampio sistema di siti di sovrintendenza, ma che avesse un'identità propria e che quindi, potesse avere un valore, una sua visibilità a prescindere da questo contesto, quindi non un semplice catalogo online. Delineare un modello di scheda che fosse flessibile, adattandosi all'eterogeneità del patrimonio. Costruire un motore di ricerca potente e ponderare i pesi da attribuire ai diversi campi descrittivi. Rendere accessibile il patrimonio al di là degli specialismi del catalogo, compiendo un salto dal formalismo della catalogazione all'informalità della divulgazione. Sviluppare un'interfaccia user-friendly improntata sul paradigma imposto da Google con la ricerca a testo libero, full text. Assecondare la diffusa predilezione da parte degli utenti di un approccio prevalentemente visuale a un catalogo di risorse eterogenee, quale quello che andavamo a progettare. Primo obiettivo era quindi cercare soluzioni che non appiattissero le differenze e le specificità delle singole realtà, ma che al tempo stesso non disorientassero l'utente e il visitatore virtuale con cambiamenti nelle strategie di comunicazione. Il risultato che presentiamo è il frutto della progettazione condivisa di un'equipe interdisciplinare che ha visto archeologi, storici dell'arte, restauratori informatici lavorare insieme. Sono i colleghi che interverranno dopo di me, che fanno parte del gruppo di lavoro Sviluppo SIMART, di cui fanno parte anche Isabella Damiani e Anna Sanzi, che invece oggi non interverranno. Ad Anna Sanzi va il mio riconoscimento personale per la professionalità e la serietà con cui ha collaborato al progetto. Importante, è stato fondamentale, direi, l'apporto degli informatici, sia dei sistemi informativi di sovrintendenza, ma soprattutto della SIRTI, che ringraziamo per la grande competenza messa a disposizione del progetto. Ricordo Fabrizio Lucciarini, Giuseppe Ribaudo, ma sicuramente un ringraziamento grandissimo va da parte, davvero speciale direi, va da parte di tutti quanti noi del gruppo di lavoro a Luca Lopperti per aver reso possibile e funzionali le nostre richieste sempre più articolate. Come siamo riusciti a arrivare al risultato che vi presentiamo? La chiave di volta del sito è costituita da una complessa mappatura dei campi, e su questo appunto Luca ci ha aiutato moltissimo. Una complessa mappatura dei campi, dicevo, dei diversi tracciati su campi omologhi di un tracciato unico. Vediamo qui il solo esempio del paragrafo relativo a una definizione dell'oggetto. Nella tabella blu vediamo lo stesso paragrafo così come viene trattato nei diversi tracciati presenti all'interno del SIMART, quindi da opere oggetti d'arte, reperto archeologico per arrivare sino alla scheda di monumento archeologico e complesso archeologico, e vediamo su, nella parte superiore, la mappatura verso il tracciato unico, per cui appunto campi omologhi sono stati rediretti nel mapping in un unico campo. Al fine di non appiattire però le differenze in un quadro indistinto, che è un rischio inevitabile in un tracciato unico, è stato necessario stabilire una serie di regole, le vedete in parte scritte nella parte inferiore della slide, ma sono solo alcune delle regole che abbiamo scritto. Quindi è stato necessario stabilire una serie di regole che adattassero in maniera dinamica il modello unico di scheda agli specialismi dei singoli settori disciplinari. Le regole consentono quindi di presentare in maniera uniforme le informazioni indispensabili all'inquadramento di un bene, a prescindere se esso sia mobile o immobile, se sia un reperto archeologico, una stampa o un'opera d'arte. Nell'intestazione della card, quella che vediamo nella parte alta di ciascuna card, appunto, che noi chiamiamo titolo della scheda, ad esempio, trovano posto ora il nome convenzionale dell'oggetto, ora il soggetto, a seconda se si stia presentando un reperto archeologico o un'opera d'arte. Se presente, comparirà il nome dell'artista oppure ci sarà un riferimento all'ambito disciplinare, dall'ambito culturale, scusatemi.
Nel caso di fontane, monumenti, edicole sacre che possono andare da manufatti seriali a splendide e complesse opere d'arte, vediamo qui la fontana dei Quattro Fumi, se è presente la denominazione dell'oggetto, allora sarà il valore presente in quel campo a comporre il titolo della scheda. Diversamente, comparirà il valore presente all'interno del campo GTD, definizione dell'oggetto. Quindi nel primo caso abbiamo la fontana dei Quattro Fiumi di Gian Lorenzo Bernini, nella seconda una più generica fontana. E questo è un esempio delle tante regole che abbiamo progettato insieme e sviluppato per rendere il più possibile omogenea la presentazione dei dati e consentire anche di confrontarli fra di loro. Dopo questa premessa passiamo a vedere rapidamente come funziona il portale. Quindi abbiamo detto un primo approccio molto semplice, molto user-friendly, con questa unica riga di ricerca, un'unica riga per accedere a tutto il patrimonio, alla ricchezza del patrimonio. Quindi non viene richiesto all'utente nessuna conoscenza pregressa, ma semplicemente digitare una parola, una chiave di ricerca per accedere a un ricco patrimonio. Di primo acchito i risultati vengono proposti al visitatore virtuale con queste formelle, queste card che si compongono in maniera dinamica al di sopra dello schermo. Come vedete, appunto, si tratta di card semplici da usare, altamente visuali e versatili nella forma e nelle dimensioni, oltre che nella loro organizzazione a video. In questo tipo di layout predominano sicuramente le immagini, la pagina si compone dinamicamente con le card che riempiono lo schermo in progressione allo scorrere dello scroll del mouse oppure del dito sul device mobile. Vi ricordo infatti che il sito è responsive e quindi è stato progettato per adattarsi anche ad essere visualizzato all'interno di smartphone o tablet, e quindi questo tipo di visualizzazione e di fruizione dei contenuti sicuramente tiene conto delle interfacce tattili diffuse ormai tantissimo con la consultazione del web attraverso gli smartphone. Vediamo adesso composto un breve video in progress come funziona la ricerca e la navigazione. Come vedete, il card layout si presta a tener conto di tipologie di beni molto diverse. Qui abbiamo un'opera di uno street artist, ma in questo caso invece un monumento. È possibile vedere dell'Elefantino della Minerva le fotografie, aprendo l'anteprima della scheda, avere informazioni sulla materia, la tecnica, la datazione, il progettista, vedere dove si trova questo bene. Chiaramente col proprio smartphone ci si potrà anche recare, grazie al navigatore, in prossimità del monumento stesso. È possibile esplorare la scheda per conoscere la descrizione del monumento, notizie storico-critiche sulle vicende che hanno riguardato il monumento stesso. È possibile scaricare la scheda in formato PDF o attraverso questo form che vediamo adesso sullo schermo, contattare i funzionari della sovrintendenza per avere ulteriori informazioni sul bene di cui si sta visualizzando la scheda. In questo caso vi facciamo vedere come è possibile poi, a partire da una ricerca, perdersi nella ricchezza del patrimonio informativo e quindi, ad esempio, visualizzare tutte le opere di un determinato artista, oppure tutti i reperti archeologici o le opere d'arte o le stampe che fanno parte di una determinata collezione. Il card layout, la vista per formelle, non è l'unica disponibile. Abbiamo infatti immaginato, abbiamo pensato che poteva essere utile agli studiosi, agli studenti, anche solo agli appassionati, poter disporre anche dei risultati in formato tabellare e di poter scaricare queste informazioni. Come vedete nell'esempio che ho filmato per voi, facciamo una ricerca per autore. In questo caso il SIMART Web ci aiuta suggerendoci appunto la chiave di ricerca. Tramite un semplice clic ho cambiato la vista da card layout a vista tabellare. Posso ordinare i risultati per datazione, numero di inventario o in ordine alfabetico, come ho fatto in questo caso di soggetto. E posso naturalmente scaricare poi questa lista in formato Excel e utilizzarla anche come lista di lavoro. Abbiamo poi immaginato che un'altra modalità molto
interessante per scoprire, per indagare per ricercare questo patrimonio, poteva essere la localizzazione su mappa. Quindi all'interno di una mappa semplificata della città è possibile perdersi e semplicemente interrogare i punti di interesse, come vedete, e passare alla visualizzazione del dettaglio della scheda, quindi dalla mappa verso la scheda, oppure nel caso di collezioni complesse, come in questo caso la collezione del Teatro Argentina, del Museo del Teatro Argentina, è possibile addirittura dalla mappa passare a visualizzare tutte le opere che fanno parte di quella collezione. Quindi un ulteriore strumento a disposizione del visitatore virtuale. Chiaramente in questi ultimi frame vi faccio vedere come è possibile poi condividere tutte le localizzazioni su mappa, telefono, spostarsi, impostare il proprio navigatore per farsi accompagnare nel luogo di interesse e condividerla magari in tutti i modi possibili e con le persone che a vario titolo potrebbero essere interessate. Abbiamo poi pensato di mettere a disposizione dei visitatori virtuali la possibilità di compiere ricerche avanzate andando a circoscrivere i risultati della ricerca agendo su determinati campi chiave. Ancora una volta vi faccio vedere un filmato, quindi vediamo il portale in uso, è da notare come non ci siamo fermati ai campi descrittivi canonici della catalogazione, ma abbiamo implementato la ricerca anche in campi che si formano dinamicamente nel passaggio da CIMART a CIMART Web, come il titolo della scheda di cui abbiamo parlato poco fa. In questo caso, appunto, abbiamo voluto circoscrivere la ricerca delle opere di Antonietta Raphael Maffay alle sole opere contenute facenti parte della collezione del Museo della Scuola Romana. In questo modo quindi abbiamo potuto circoscrivere in maniera chiara e netta i risultati. In questo secondo caso vediamo che le opere di quest'artista presenti presso le collezioni capitoline in realtà sono molto di più. Quindi la ricerca avanzata ci ha aiutato in maniera mirata ad ottenere un risultato più efficace e più attinente a quelle che erano quello che era il nostro interesse. La ricchezza e le potenzialità di ricerca e di navigazione del portale CIMART Web non si esauriscono qui. Della sezione Roma dalla A alla Z parlerà più tardi Daniela Sgherri. Lascio la parola adesso ai colleghi del gruppo di lavoro che ringrazio per il contributo fondamentale alla buona riuscita di questo progetto. Tutti loro vi offriranno una panoramica sulle caratteristiche e la consistenza dei vari archivi e sullo stato di avanzamento della pubblicazione online. Interviene per prima la dottoressa Angela Maria D'Amelio, che ci parlerà delle collezioni di arte moderna e contemporanea. Grazie. Grazie. Adesso stiamo cercando di vincere la scommessa di parlare 5-6 minuti a testa. Vediamo se siamo riusciti a Nell'intento. vincerla. Grazie, Angela. Allora, molte delle opere pubblicate su CIMART Web appartengono al cospicuo ed eterogeneo patrimonio dei musei di arte moderna e contemporanea, la cui catalogazione informatizzata partì anni fa dal Museo di Roma per iniziativa degli ex colleghi Daniele Ogliani e Rossella Leone e portato poi avanti nel tempo e con un impulso particolare in questi ultimi 3 anni dai responsabili degli uffici del catalogo, da tutti i funzionari, ognuno per il proprio ambito di competenza, e dai colleghi catalogatori di Zetema. Le schede delle opere del Museo di Roma, pubblicate ad oggi su CIMART Web, sono circa 18.000. Il criterio adottato è stato quello di pubblicare prima di tutto ciò che è esposto nell'allestimento permanente, per poi passare a nuclei omogenei di opere di varia tipologia conservate nei depositi, come stampe, disegni, fotografie, sculture, matrici, frammenti lapidei, abiti, ceramiche, affreschi staccati e molto altro, per sottolineare quello che è il punto di forza del museo, ossia l'ampiezza del patrimonio che consta di circa 120.000 opere e soprattutto l'eterogeneità delle collezioni aventi come comune denominatore la narrazione della secolare storia artistica e sociale di Roma e delle sue istituzioni. Si sta ora procedendo alla pubblicazione integrale di fondi particolarmente importanti, come le opere della Gipsoteca di Pietro Tenerani, i disegni caricaturali del Settecento, il fondo avvenimenti di stampe, i dipinti del XVII, XVIII e XIX secolo e le fotografie del cosiddetto fondo delle demolizioni.
Il patrimonio del Museo di Roma in Trastevere comprende circa 12.000 beni di varia tipologia, databili tra la fine del XVIII e gli anni 30 del XX secolo, anche qui con un focus su luoghi, monumenti, aspetti di vita e società di Roma. Prima fra tutte la nota serie della Roma pittoresca di Ettore Resler Franz, un nucleo di piccoli dipinti ad olio in plein air di Diego Angeli che appunta la sua attenzione su parchi, ville e periferie, le opere di artisti italiani e stranieri, questi ultimi giunti a Roma soprattutto per il Grand Tour, gli oggetti usati nelle cosiddette scene romane e nel presepio, mentre invece tra i fondi fotografici ricordiamo quello di Emilio Gentilini e Mario Carbone, ai quali si aggiungono opere, fotografie, oggetti di vario genere e beni archivistici provenienti dallo studio di Trilussa. L'intenzione è quella di pubblicare integralmente il patrimonio museale, soprattutto considerando che nell'allestimento attuale ne è esposta soltanto una piccolissima parte. Il Museo Napoleonico, oltre all'inventario principale di opere napoleoniche arrivate con il legato del 27 del conte Giuseppe Primoli, ma anche da acquisizioni e donazioni successive, possiede alcuni altri fondi di piccola entità, come ad esempio la collezione indiana di Luigi Primoli o le stampe risorgimentali di Nelson Gai. Attualmente, delle totali 10.233 opere, ne sono state pubblicate 5.114, con l'obiettivo di concludere la catalogazione entro un paio d'anni per rendere fruibile l'intero patrimonio, cui afferisce anche un interessante e consistente nucleo di documenti. La collezione della Galleria d'Arte Moderna consta di 3.257 opere, databili tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, di cui gran parte pubblicate, 2.750, le restanti lo saranno entro la fine dell'anno per rendere fruibile ciò che non trova un'esposizione permanente nelle sale museali. Sia infatti per la natura storica dell'edificio, che ha una dimensione ridotta degli spazi, ma anche per necessità legate a un programma istituzionale di mostre temporanee, la collezione viene esposta con opere selezionate a rotazione, secondo specifici percorsi tematici. Dunque è fondamentale la pubblicazione online che ne salvaguardia la conoscenza e la valorizzazione. La parte di collezione della Galleria d'Arte Moderna successiva agli anni 60 si trova invece nei depositi del Macro, a causa della storica suddivisione avvenuta alla fine degli anni 90 tra le due sedi, quella di Via Crispi e di Via Reggio Emilia. Quest'ultima sede, sorta negli ambienti dell'ex scuderia dello stabilimento Birra Peroni, diventa Macro nel 2022, con una vocazione sostanzialmente a sede espositiva per eventi temporanei. La collezione quindi vive negli ampi depositi, non esistendo uno spazio preposto, anche se numerose sono le iniziative di mostre temporanee organizzate sia presso il Macro che in altre sedi. Il lavoro di valorizzazione su SmartWeb è dunque importantissimo perché permette a pubblico e a studiosi di conoscere opere altrimenti non facilmente rintracciabili perché non esposte. Attualmente del nucleo totale di 1.300 opere ne sono state pubblicate circa un 60%. Sempre presso la GAM ha sede il CRDAV, il Centro di Ricerca e Documentazioni Arte Visive, istituito dal Comune di Roma nel 1979 grazie alla donazione del critico d'arte Francesco Vincitorio, con lo scopo di documentare l'attività espositiva romana relativamente alle mostre d'arte moderna e contemporanea. Fanno parte del centro l'archivio Prampolini, donato al Comune di Roma dagli eredi dell'artista nel 1992, una biblioteca con un patrimonio librario di oltre 35.000 volumi, una fototeca tra 40.000 tra positivi e negativi, di cui si sottolinea l'importanza del fondo fotografico Oscar Savio, con un nucleo di fotografie sull'architettura contemporanea di Roma. Attualmente in SmartWeb sono state pubblicate circa 300 fotografie dei fondi Savio e Fontebasso De Martino in attesa di rendere fruibile il cospicuo patrimonio documentario e archivistico. Ed infine la Casa Museo Alberto Moravia, con una collezione eterogenea caratterizzata da dipinti, sculture, stampe, disegni e oggetti diversi, tra cui opere di design negli anni 70, makimono orientali, maschere tradizionali africane, raccolti dallo stesso Moravia durante i suoi molteplici viaggi. Il totale delle opere catalogate, 412, prevalentemente databili tra gli anni 30 e 90 del Novecento, sono quasi tutte pubblicate. Mancano soltanto i vari oggetti di uso comune e le suppellettili presenti nell'appartamento che verranno inseriti prossimamente. Grazie mille. E adesso Stefania Pergola ci parla dei monumenti archeologici e dei materiali degli scavi.
Allora, la Sovrintendenza Capitolina gestisce un ingente patrimonio archeologico che comprende, oltre alle collezioni museali, non va. No, questo è il puntatore. Scusate. Ecco. Oltre alle collezioni museali, monumenti antichi e una notevole quantità di reperti rinvenuti sul territorio in occasione dei grandi sventramenti eseguiti sia dopo l'Unità d'Italia che nei primi decenni del secolo scorso, durante gli anni del governatorato. In quegli anni di frenetici rinvenimenti, quando non ricoverati nei musei, decine di migliaia di materiali venuti alla luce furono conservati in alcuni casi in depositi, in altri ammucchiati frettolosamente all'interno dei monumenti, formando delle vere e proprie cataste di materiali archeologici, spesso purtroppo decontestualizzati e collocati lontano dai luoghi originari di ritrovamento. A questi reperti, nel corso degli anni, si sono sommati sia quelli rinvenuti in scavi archeologici programmati, sia in scavi d'emergenza nella città. Il patrimonio archeologico monumentale, poi diciamo, fino adesso abbiamo parlato dei reperti mobili, a questi si sommano invece il patrimonio archeologico monumentale, che caratterizza ancora oggi in modo inequivocabile il paesaggio urbano e suburbano. Basti pensare alle mura, agli acquedotti o ai grandi monumenti rappresentativi dell'architettura romana, come il Mausoleo di Augusto, il Teatro di Marcello, il Circo Massimo, solo per citarne alcuni, oppure altri più nascosti, come l'Auditorium di Mecenate, gli edifici sacri e funerari, come il Colombario di Pomponius Ilas, che vedete qui in diapositiva. L'Archivio Monumenti Antichi e Aree Archeologiche ha come compito proprio la catalogazione istituzionale di tutti i reperti mobili che comprendono lapidei, ceramici, reperti osteologici, litici e materiali paleontologici e dei monumenti che si trovano sul territorio, sia a scopo patrimoniale con l'individuazione, la quantificazione e la tutela del bene che a scopo scientifico. Questa attività risulta infatti come la necessaria premessa per la valorizzazione dei beni e la loro fruizione da parte del pubblico. Già negli anni 30 e poi con maggiore metodicità negli anni 50 del secolo scorso cominciarono ad essere redatti elenchi dei principali depositi con le liste dei materiali archeologici contenuti. In seguito, negli anni 60, vennero eseguite schede fotografiche che documentavano i frammenti dei principali contesti archeologici, mentre già dagli anni 70 cominciarono ad essere redatte schede scientifiche di interi nuclei di materiali. La nascita dell'archivio di catalogazione del territorio può datarsi intorno agli anni 80 del Novecento, con la raccolta di tutta la documentazione già esistente negli uffici dell'allora decima ripartizione del Comune di Roma e con l'attuazione di un sistematico intervento di inventariazione, schedatura e documentazione fotografica dei reperti mobili conservati nelle aree archeologiche di competenza comunale, sia all'aperto, sia nei depositi, sia nei magazzini. Tutti i dati sono in corso di riversamento continuo all'interno del Sistema Informatico Unico di Catalogazione, il SIMART, di cui già si è parlato, e alla cui nascita hanno dato un notevole contributo per il settore archeologico del territorio Marilda De Nuccio, che mi ha preceduto nel lavoro di sistematizzazione del catalogo del territorio, e Paola Chini, responsabile dell'archivio storico Disegni, che conserva un prezioso patrimonio di documenti d'archivio e disegni appunto dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Tornando comunque all'archivio Monumenti Antichi e Aree Archeologiche, dobbiamo dire che conserva oggi una grande mole di materiale cartaceo e multimediale, che è corrispondente all'enorme quantità dei reperti e dei monumenti e complessi archeologici finora schedati. Attualmente si compone di circa 36.700 schede catalografiche redatte secondo gli standard definiti dall'ICCD. A queste si aggiungono poi il patrimonio dell'archivio fotografico Monumenti Antichi e Scavi,
di cui è responsabile la collega Simonetta Serra, che comprende un fondo iconografico di circa 145.000 immagini, composto da lastre di vetro, negativi, diapositive, stampe e immagini digitali che documentano i ritrovamenti nella città e nel suburbio e di conseguenza le trasformazioni urbanistiche degli ultimi 80 anni. Attualmente dell'archivio Monumenti Antichi e Aree Archeologiche sono state già informatizzate nel SIMART, che è il sistema che abbiamo già detto, 108.329 schede, delle quali 28.178 schede di catalogo corredate dalle relative immagini fotografiche redatte con i diversi tracciati a seconda della diversa tipologia delle schede. Quindi avremo 211 schede di monumenti, di complessi archeologici, tanti sono quelli che di pertinenza della sovrintendenza a Roma, poi 25.000 schede RA che schedano i reperti archeologici, tabelle di materiale archeologici, file iconografici per un totale di 80.151, diciamo quindi un patrimonio già cospicuo ed è in continua crescita, essendo anche arricchito dai rinvenimenti dei nuovi scavi programmati e di emergenza e dalle nuove attività di catalogazione di materiali ancora non schedati. Il patrimonio delle schede di catalogo ovviamente è in corso di riversamento nel SIMART web, in modo da assicurarne la massima diffusione e la comunicazione tra le diverse banche date dei vari enti. Ecco, allora, oltre a tutti i colleghi dell'Ufficio Monumenti Antichi e Aree Archeologiche che partecipano all'attività di catalogazione, desidero ricordare il personale della società Zetema afferente all'archivio Monumenti Antichi e Aree Archeologiche, in particolare Rosanna Sorella, che ha partecipato in maniera preponderante negli ultimi anni all'attività di pubblicazione proprio delle schede nel SIMART web, e poi Silvana Ciancio, Roberta Micheletti e Loredana Tomei. Grazie. Grazie. Ora Valentina Valerio con i monumenti medievali e moderni e il patrimonio artistico diffuso. Avevamo anticipato Roberta Pignacelli, quindi a questo punto facciamo una piccola sostituzione. Andiamo, allora facciamo intervenire Anna Maria Cerioni al posto di Roberta Pignacelli. E va bene, vuol dire che faremo una seconda chiamata per Valentina Valerio. Grazie. Quindi diciamo abbiamo fatto una prevalenza della contemporaneità. Quindi doveva essere qui la collega Roberta Pignacelli, che come vi ho detto all'inizio ha avuto un contrattempo familiare serio, e quindi la sostituisce Anna Maria Cerioni, che non ha bisogno di presentazioni. Grazie carissima. Come più anziana del gruppo, devo dire. Tra l'altro, mi permetto di dire che quest'anno ricorre il ventennale dell'istituzione dei servizi di catalogazione della sovrintendenza. Per cui come anziana ricordo la nascita, quindi 2 anni dopo delle attività avviate con Zetema furono costituiti in tutte le direzioni, i dirigenti, che allora eravamo tante UO che c'erano, si costituirono i servizi di catalogazione da cui nasce poi tutto questo lavoro. Quindi mi fa piacere ricordarlo, perché credo che faccia piacere un po' a tutti, soprattutto ai colleghi più anziani. Ne ho visto anche qualcuno in pensione che ci è venuto a dare manforte, come Rossella Leone, che ha avviato questo lavoro. Allora, il nostro... Qui come funziona? Ecco, sparito da qui. No. Sì, allora, il nostro è un archivio di catalogazione un po' diverso, perché il servizio interventi conservativi, beni mobili, superfici decorate, collocazione, targhe e monumenti
ha praticamente una ricerca di schedatura che è composta sia di beni di proprietà di Roma Capitale, come epigrafi, monumenti, memorie, elementi di arredo urbano e monumentale, e beni ed elementi di varia tipologia e proprietà diversificata. Infatti noi non ci occupiamo direttamente del patrimonio, ma collaboriamo e supportiamo tutte le direzioni e gli uffici della nostra sovrintendenza in queste attività. Quindi in questa attività che fu avviata nel 2002 da Roberto Del Signore, da allora Maria Vittoria Mancinelli, Claudio Crescentini, tutto il supporto delle persone che c'erano a suo tempo, anche Isabella Toffoletti, Mara Minasi, Rosa Batani, così era costituito allora il servizio, si è pensato di comprendere elementi e opere che incidono sull'aspetto e quindi sul paesaggio urbano, in quanto esposte al pubblico, come le opere di street art e le insegne storiche degli esercizi commerciali. Il materiale catalografico è suddiviso in due archivi: l'archivio monumenti contemporanei, conosciuto come MC come sigla, che attualmente comprende circa 1400 schede OA, delle quali oltre 1260 sono state pubblicate in Simart Web. È quasi completato, dobbiamo soltanto effettuare un lavoro insieme alla direzione edilizia su interventi monumentali per riverificare un attimo le schede, in quanto noi siamo partiti dalla stessa direzione che era la UA Monumenti Medievali e Moderni, e infatti siamo in contatto con Valentina Valerio per fare questo lavoro. E poi c'è l'archivio arredo urbano, che comprende oltre 570 schede tra OA e A, anche beni architettonici, di cui quasi 540 sono state pubblicate in Simart, e quindi abbiamo quasi ultimato la pubblicazione. Anche in questo caso ha dato l'opportunità per creare degli abachi che sono risultati oltremodo importanti anche per l'amministrazione capitolina, vedi quello importantissimo dell'illuminazione urbana. Una parte rilevante delle schede è quella dedicata alle epigrafi, alle memorie, ai monumenti commemorativi e celebrativi, dei quali il servizio ha curato, cura e coordina le fasi di realizzazione e collocazione. Tra questi, tra le opere più importanti che sono state collocate in questi 20 anni, ricordiamo il monumento ai caduti militari e civili di Nassiriya, dell'attentato del 12 novembre del 2003, inaugurato nel 2008, che fu opera dello scultore Giuseppe Spagnulo. Oppure il monumento dedicato ai martiri di Via Fani, ai caduti di Via Fani, opera realizzata dalla nostra sovrintendenza, in particolare dal nostro servizio. Poi abbiamo anche il monumento ad Alcide De Gasperi, realizzato nel 2004, nel 50° anniversario della morte dello grande statista, dall'artista romana Maria Dompè. Poi abbiamo anche altri monumenti, come per esempio il recentissimo monumento ai marinai d'Italia in piazza Bainzizza. Mentre invece tra le targhe numerose che sono state collegate, ricordiamo quelle di Cile Democratico, la targa ad Antonio Nibbi, la targa ad Altiero Spinelli, quella a Giacomo De Benedetti, ad Alberto Savinio, a Vittorio De Sica e a Lucio Dalla. Nel ricordare, le targhe naturalmente vengono richieste o direttamente dall'amministrazione, dai municipi e da altri, oppure anche dai privati cittadini, e come vedete sono diversificata, per la memoria è molto diversificata, quindi andiamo dai personaggi di spettacolo importanti come De Sica, Lucio Dalla, abbiamo anche altri artisti, oppure invece di avvenimenti molto importanti che hanno segnato la storia della nostra società, come anche Cile Democratico, l'accoglienza per esempio di tutti i cileni post dopo i drammatici fatti e inaugurata tra l'altro con la Presidente Bachelet nel suo arrivo a Roma. In particolare, per tramandare la memoria riferita al periodo più tragico della storia moderna della città, l'occupazione nazifascista tra l'8 settembre del 43 e il 4 giugno del 44, sono stati svolti molti studi, ricerche e verifiche per la realizzazione e collocazione di molte memorie, di cui si citano la targa dei 10 cittadini che furono portati via dal ghetto, quelli portati via da Via Rasella il 23 marzo del 44, per esempio siamo riusciti a collocare una targa per i fatti di Via Rasella, una targa molto importante dopo 60 anni dai tragici fatti, oppure quelli trucidati alle fosse ardeatine, e quella che ricorda la deportazione e l'uccisione ad Auschwitz di 10 persone della famiglia Calò.
Poi quella molto importante per noi, anche perché è molto significativa per noi proprio dipendenti del Comune di Roma, i fratelli Aldo e Bixio Pergola, nostri colleghi che furono prima cacciati dal Comune e poi deportati e uccisi ad Auschwitz, e per tutti i dipendenti dell'amministrazione capitolina discriminati e perseguitati a causa delle leggi razziali. In tale ambito è stata dedicata anche una sezione alle cosiddette pietre di Ciampo, le Stolpersteine, le piccole targhe di ottone incassate a terra in memoria di ebrei, dissidenti politici, omosessuali, partigiani, sinti o rom deportati o uccisi nei lager nazisti o nelle prigioni nazifasciste collocate nei vari municipi di Roma a partire dal 2010. Le pietre d'inciampo collocate a oggi vengono collocate all'inizio di ogni anno, sono 384, sono tutte catalogate e tutte inserite nel SIMART web. Infine, considerato il continuo sviluppo del fenomeno della street art in tutta la città, il servizio è impegnato con altri uffici della sovrintendenza capitolina e dell'amministrazione centrale dei municipi in varie attività riguardanti l'arte urbana e in particolare sul fenomeno della street art che si svolge in tutti i municipi. Adesso qui ci sono due immagini, mi dispiace per l'opera di blu che si vede poco, ma insomma non so perché è venuta così brutta, invece molto più bella indubbiamente. L'attività di catalogazione delle opere, avviata da oltre 10 anni, si avvale dal 2017 dei volontari del Servizio Civile Nazionale attraverso il progetto Street Art a Roma, Conoscere per Valorizzare, e ha prodotto un censimento di 1825 interventi e la redazione di 364 schede catalografiche, di cui 350 pubblicate nel SIMART. Per quanto riguarda invece l'archivio del Red Urbano, ecco, queste sono altre opere significative, tra l'altro quella di sinistra, L'occhio di Pierpaolo Pasolini, di cui ricorre il centenario quest'anno. Queste altre opere di street art nella città. Dicevamo, per quanto riguarda invece l'archivio al Red Urbano, il servizio è impegnato a vario titolo con altri uffici dell'amministrazione capitolina nella collocazione degli elementi di arredo. Cataloga da molti anni le diverse tipologie di arredo urbano finalizzata alla fruizione organizzata degli spazi pubblici e di nuova progettazione, come gli elementi di illuminazione, le sedute monumentali, le panchine, i colonnotti, i dissuasori, i pannelli didattici e informativi, i tombini, i cestini per la raccolta dei rifiuti, le edicole e i chioschi di attività commerciali. All'interno dell'archivio del Red Urbano una sezione è stata poi dedicata alla catalogazione delle insegne storiche, ecco qui altri elementi della città, delle insegne storiche, di botteghe ed esercizi commerciali, attività che è nata parallelamente al lavoro svolto nell'ambito della Commissione Botteghe Storiche di Roma e ha consentito di censire oltre 300 insegne del centro storico e della città storicizzata, di cui 116 già catalogate e 90 pubblicate nel SIMART. Tale schedatura riveste notevole interesse considerato il fenomeno di progressiva sostituzione con nuovi elementi, ovvero di rimozione a seguito della cessazione delle attività commerciali originarie per le quali alcune delle insegne catalogate non sono più presenti in sito. Colgo l'occasione per ringraziare ovviamente oltre a Roberta Pigliacelli, Maria Vittoria Mancinelli, Salvatore Vacanti del nostro ufficio e tutto il personale della società Zedema, tra cui gli schedatori che sono Roberto Tollo, Francesca Lombardi e fino a poco fa anche Elisabetta Ronchini, oltre naturalmente a Maria Deale De Recchia e anche a Valeria Alimonti che sono, formano il gruppo del nostro ufficio. Grazie. Grazie. Ecco, prima Laura Petacco accennava al fatto che c'è stata una mostra l'anno scorso per i 150 anni di Roma Capitale, Roma nascita di una capitale 1870-1915, e quella è stata effettivamente una delle occasioni nelle quali si è visto quanto il patrimonio documentario, che come vedete si muove a tutti i livelli, sta procedendo nel permettere di operare in questo senso. Quella è stata una mostra organizzata dalle curatrici Federica Pirani, Gloria Raimondi e Flavia Pesci, con materiale che al 60% era materiale di proprietà. E però la parte, diciamo, di immagini che è stata pubblicata, abbiamo avuto un'importante presenza di fotografie dell'archivio di Giuseppe Primoli, tra l'altro un archivio dipendente dalla omonima fondazione che è stata molto generosa, però
La realtà è che la parte meno appariscente di questi archivi è quella che dal punto di vista documentario a volte è risolutiva, quindi avete potuto vedere immagini della città che non c'è più, che non sono solo le Rome sparite tradizionali, ma sono documentazioni fotografiche, sono dipinti che permettono, diciamo, a vari livelli una conoscenza profonda della città. Faccio un esempio relativo all'ultimo intervento, quello di Anna Maria Cerioni, quando si è trattato con Acea di fare tutto un lavoro sulla attività che questa azienda aveva svolto a Roma, essenziale è stato l'abaco dei corpi illuminanti e soprattutto una ricerca che loro hanno fatto sulle lampade della città, no? Quindi anche su tutto il ripristino, sull'illuminazione urbana. Quindi in realtà diciamo ciò che si conosce di questo apparato documentario è davvero una minima parte. Bene, allora a questo punto richiamiamo effettivamente Valentina, grazie. Allora, da questa panoramica sul contemporaneo, adesso torniamo indietro all'epoca medievale e moderna, perché il servizio che qui rappresento è il servizio coordinamento dei monumenti medievali e moderni e contemporanei. Il servizio gestisce due differenti archivi SIMART, l'archivio monumenti medievali e moderni e l'archivio cimiteri storici. L'archivio monumenti medievali e moderni, che riconoscerete in SIMART Web con la sigla MMM, si occupa dei beni monumentali e storico-artistici diffusi nella città, dai grandi complessi architettonici fino alle piccole targhe lapidee che delimitano i contorni rionali. Una parte preponderante e particolarmente significativa di questo patrimonio è rappresentato dalle fontane. Sono più di 250 che, in virtù del motu proprio di Pio IX, dal 1847 appartengono all'amministrazione cittadina. Si tratta, e cito qui dal motu proprio, di acque, loro acquedotti, serbatoi e fontane di uso e di ornamento. Qui vedete il fontanone del Gianicolo, che è la mostra terminale dell'acquedotto Paolo, la fontana di Trevi, mostra dell'acquedotto Vergine, con i suoi particolari, la terminazione dell'acqua Felice, e poi l'ottocentesca fontana delle Naiadi, la mostra dell'acquedotto Pio Marcio, e la più recente mostra del Peschiera, Piazzale degli Eroi, sono i luoghi simbolo della città e sono testimonianze storiche della valenza culturale ed artistica di queste grandi infrastrutture idriche. Accanto alle mostre degli acquedotti si è articolata poi nel tempo una fitta rete di fontane monumentali che hanno impresso un segno distintivo a piazze, vie e palazzi. Qui vedete, è stata già citata da Laura prima, l'abbiamo già vista nelle immagini, la fontana dei Quattro Fiumi di Gian Lorenzo Bernini, la fontana del Pantheon di Giacomo della Porta e poi quella dei Leoni in Piazza del Popolo di Giuseppe Valadier, fino alle più recenti fontanelle rionali di Pietro Lombardi commissionate negli anni venti del governatorato. Tutte queste non sono che un esempio di questo grandissimo patrimonio a nostra disposizione, tutto schedato. Tra le opere schedate va inoltre ricordato il consistente gruppo dei monumenti celebrativi e commemorativi che rivestono un ruolo primario non soltanto per la storia della città, ma anche per la storia nazionale. Quindi grandi personaggi del Risorgimento, Giuseppe Mazzini o Cavour, e poi filosofi, statisti, uomini di cultura, ma anche i caduti delle guerre mondiali e i martiri delle fosse ardeatine. Il patrimonio architettonico del servizio è caratterizzato da grandi complessi stratificati con una lunga storia conservativa che, senza soluzione di continuità, arriva fino ai nostri giorni. Le porte urbiche della cinta di Aureliano, che hanno visto poi gli interventi ricostruttivi di Michelangelo, di Matteo De Rossi, di Luigi Poletti, di Virginio Vespignani, o il bastione ardeatino, opera del Sangallo, tra i tanti, si inseriscono armoniosamente nei resti del tracciato antico, così come nella Casa dei Cavalieri di Rodi, che si presenta oggi nel suo aspetto quattrocentesco, restituito dopo lunghi lavori di scavo e di restauro dell'area dei mercati di Traiano negli anni 30 del Novecento. Tra le architetture meritano inoltre di essere segnalati alcuni edifici di culto,
come la chiesetta di Sant'Isidoro a Sette Camini, o Sant'Omobono, Sant'Urbano alla Caffarella e San Nicola a Cesano, che presentano al loro interno anche interessanti cicli pittorici. Il servizio conserva inoltre materiale storico-documentario relativo alle attività svolte a partire dagli anni 40 del Novecento, schizzi, appunti, disegni, rilievi tecnici e pratiche di restauro che sono in fase di riordino e di schedatura attraverso il tracciato predisposto sulle indicazioni dell'ICCD, anche del tracciato bar dell'ICCD, su un tracciato specifico per i beni archivistici. Attualmente l'archivio conserva 398 schede A, quindi relative ai beni architettonici, 5.776 schede OA per le opere d'arte e appunto 829 schede dei beni archivistici. A corredo di ogni scheda è disponibile un cospicuo fondo iconografico, in gran parte digitalizzato, costituito da circa 80.000 negativi, 21.432 diapositive e relative stampe fotografiche, per lo più in bianco e nero, in formato 18-24. Materiale iconografico effettuato a partire dalla fine degli anni 70 del Novecento nell'ambito delle attività di catalogazione, di restauro, di manutenzione e di valorizzazione del patrimonio. A tale proposito voglio ricordare qui l'imprescindibile lavoro impostato negli anni passati dalla collega Rossella Motta, da cui noi abbiamo raccolto il testimone, avviando l'attività attuale di allineamento dei dati e di implementazione in vista della pubblicazione. E poi un ringraziamento particolare ai catalogatori e agli operatori Zetema e soprattutto alla collega Anna Maria Petrosino, che ha seguito fin dagli esordi con me questa attività di pubblicazione degli ultimi anni. La pubblicazione è tuttora in corso e ha preso avvio ovviamente dalle fontane e dai monumenti celebrativi, seguita poi dalle lapidi commemorative, dalle targhe rionali, dalle lapidi idrometriche, qui le vedete, ne vedete una selezione. E con lo stesso criterio il sistema verrà progressivamente popolato anche delle schede architettoniche. Al fine di valorizzare le peculiarità del patrimonio territoriale è stata data particolare attenzione alle relazioni che legano tra di loro le schede, in particolare la relazione fa parte di e contenuto in, che contribuisce a restituire la complessità e la stratificazione dei contesti. E con lo stesso obiettivo è ora allo studio anche la possibilità di visualizzare sul web i dati relativi ai restauri e alle manutenzioni effettuate nel tempo dal servizio e raccolte nell'archivio predisposto da Anna Maria Cerioni tanto tempo fa, quando ancora eravamo un'unica direzione. La restituzione della sequenza degli interventi attraverso relazioni tecniche, mappature del degrado, indagini diagnostiche, rilievi, computi metrici e documentazione fotografica si sta già rivelando uno strumento utile alla ricostruzione della storia conservativa di ciascun bene e alla progettazione anche degli eventuali futuri interventi. Chiudo ricordando l'archivio dei cimiteri storici, che è curato dalla collega Paola Lagonigro, e comprende schede di catalogo A, quindi beni architettonici e opere d'arte, relative ai cimiteri storici di Roma, con una particolare attenzione al cimitero monumentale del Verano. Le origini del Camposanto romano datano agli inizi dell'Ottocento, ma il nucleo storico si deve al pontificato di Pio IX, che affidò i lavori a Virginio Vespignani. Le successive fasi di ampliamento, a seguito del passaggio di Roma al Regno d'Italia, saranno seguite da architetti e ingegneri comunali come Agostino Mercandetti, Gioacchino Herzog, Mario Moretti, Vincenzo Fasolo. Fin dalle sue origini lavorano al Verano anche numerosi affermati artisti quali Ettore Ferrari, Tommaso Minardi, Giulio Monteverde, Giovanni Prini, Filippo Severati, Enrico Tadolini e Ettore Ximenes. Nell'ottica di studiare e valorizzare il patrimonio all'interno del suo peculiare contesto, le campagne catalografiche cominciate nel 96 per i cimiteri storici hanno riguardato non solo i beni di proprietà comunale ma anche le numerose sepolture private. Tra le architetture si ricordano il serbatoio dell'Acqua Marcia di Gioacchino Herzog e l'ossario dei caduti romani della Grande Guerra a opera di Raffaele De Vico, già pubblicate online. Si segnalano inoltre i dipinti di Tommaso Minardi e dei suoi allievi, la pala d'altare della chiesa della Pia Unione e il ciclo pittorico, vedete qui, che decora il quadriportico. Attualmente l'archivio conserva 233 schede A e 10.197 schede OA. La pubblicazione delle schede ha tenuto conto di due criteri, la proprietà comunale e l'appartenenza al nucleo storico monumentale che si articola attorno al quadriportico con la tomba di Minardi e le altre sepolture.
Inoltre sono state già pubblicate le schede delle sepolture e dei monumenti di committenza comunale, come la tomba di Goffredo Mameli e il monumento ai marinai del sommergibile Sebastiano Verniero, opera di Publio Morbiducci, nonché tutte le sculture e i rilievi realizzati negli anni 70 nel nuovo reparto grazie alla legge del 2% per la realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici. Grazie. Bene, adesso Gaia D'Ammacco e Tania De Nile ci parlano del patrimonio monumentale storico-artistico delle ville e dei musei che nelle ville si trovano. L'archivio Parchi e Ville Storiche raccoglie un insieme eterogeneo di beni delle ville monumentali, dei giardini storici. Così? Grazie. L'archivio Ville e Parchi Storici raccoglie l'insieme eterogeneo dei beni delle ville monumentali, dei giardini storici e delle passeggiate pubbliche. Esso comprende circa 3.400 schede di qualsiasi tipologia, di cui oltre 2.500 sono già pubblicate. Ai complessi più noti come Villa Borghese e le passeggiate del Pincio e del Gianicolo, fino a quelli più circoscritti in termini di estensione come Villa Lais o Villa Fiorelli, si somma un patrimonio variegato di emergenze architettoniche, busti, sarcofagi, cippi, portali, fontani e anche i due bunker di Villa Ada Savoia e di Villa Torlonia, realizzate all'inizio degli anni 40 in concomitanza dell'ultimo conflitto mondiale. Tra i punti di forza segnalo la schedatura in fase di completamento di tutti i reperti archeologici provenienti da Villa Borghese, conservati nei depositi visitabili del Museo Canonica e del Casino del Graziano, nonché la recentissima pubblicazione di 70 nuove schede realizzate in occasione del restauro della Serra Moresca a Villa Torlonia. Ma la ricchezza delle ville di Roma è anche accresciuta dalla presenza di significative collezioni museali conservate in edifici ricadenti sul loro territorio. Cominciando da Villa Torlonia, la schedatura del Museo del Casino Nobile è divisa in due parti. Un primo gruppo di 257 schede si riferisce alla struttura architettonica e a tutte le decorazioni interne ed esterne realizzate dai diversi artisti che lavorarono nei primi anni dell'Ottocento sotto la direzione di Giovan Battista Caretti. L'altro gruppo di 284 schede comprende le sculture e gli arredi che facevano parte della collezione Torlonia, in gran parte esibite originariamente nel parco e poi spostate all'interno del museo, altri provenienti dalla Casina Valetier e infine un nucleo consistente di reperti archeologici ritrovati negli scavi realizzati durante i lavori di restauro dei diversi edifici della villa. La Casina delle Civette è costituita da un agglomerato di strutture architettoniche sovrapposte dal 1840 al 1919 e trasformate in un villino eclettico, espressione di tutte le tipologie in voga all'epoca, dal modernismo al liberty al medievale. Alla varietà degli esterni corrisponde un ricco apparato decorativo caratterizzato da dipinti parietali, stucchi, mosaici, boiserie, ferri battuti e dalle preziose vetrate accompagnate nel percorso espositivo dai loro bozzetti e cartoni preparatori. Le schede delle opere e degli apparati decorativi sono circa 370, di cui l'80% sono pubblicate sul CIMART web. La collezione del Museo della Scuola Romana fornisce un'ampia panoramica sulle personalità e sulle maggiori tendenze che hanno caratterizzato l'ambiente artistico romano tra le due guerre. Essa nasce dalla donazione di un nucleo di opere e documenti da parte dell'Archivio della Scuola Romana, cui si è aggiunto un importante numero di capolavori concessi in comodato d'uso da eredi degli artisti e da collezionisti privati. A tutt'oggi risultano 116 opere catalogate su un totale di 183.
All'interno di Villa Borghese, il Museo Carlo Bilotti, arancera della villa, apre nel 2006 grazie alla donazione di 23 opere del collezionista cui è intitolato, tra cui si segnalano quelle di Giorgio De Chirico e Andy Warhol, cui si sono aggiunte nel tempo opere di Pietro Consagra, Antonietta Raffael e altri. Il patrimonio del museo consta di 40 opere, 34 delle quali schedate. Il Museo Pietro Canonica conta oltre 1100 schede pubblicate su SmartWeb tra opere d'arte, fotografie ed effetti di proprietà dello scultore. Esso offre un'ampia panoramica del suo corpus, dai capolavori agli studi, dalle immagini dell'artista al lavoro ai mobili che ancora oggi arredano la sua casa atelier, la cosiddetta Fortezzuola, nel cuore di Villa Borghese. All'interno del Museo di Villa Vecchia, a Villa Doria Panfili, sono conservate 511 opere, tutte provenienti dal parco o dagli edifici della villa. Di queste, 101 sono esposte nelle sale del museo, attualmente chiuso per lavori di adeguamento. Nell'attesa della riapertura al pubblico, si è dato comunque avvio alla pubblicazione delle schede, al fine di restituire alla collettività un patrimonio di straordinario valore, frutto del collezionismo di una delle famiglie aristocratiche più importanti di Roma. Ricordo, inoltre, due collezioni tra le più peculiari di Roma Capitale, che sono la collezione dei giocattoli antichi, una delle più importanti a livello europeo, che comprende mezzi di trasporto, automi circensi, teatri delle ombre, lanterne magiche, fino al mondo delle case delle bambole, con mobili in miniatura, ceramiche e piccoli oggetti di corredo. Oltre 30.000 pezzi di varia origine, datati dal 1830 e il 1960, in cui sono confluiti gli acquisti del collezionista svedese Peter Plundtke e dell'italiano Leonardo Servadio, che SmartWeb permette di visitare attraverso un catalogo digitale di 10.210 immagini e schede pubblicate. Il Museo Storico Nazionale dell'Arte Sanitaria, inaugurato nel 1933 e ospitato nel complesso ospedaliero di Santo Spirito in Sassia, è composto da diverse raccolte che testimoniano l'evoluzione della conoscenza e della pratica della medicina, chirurgia e farmacologia. Il nucleo più cospicuo di circa 3.000 beni è costituito dalla collezione che Giovanni Carbonelli donò al Comune di Roma nei primi decenni del Novecento e comprende strumenti utilizzati in chirurgia e medicina, ma anche ceramiche da farmacia, microscopi, occhiali, ex voto, stampe e dipinti. Attualmente sono state pubblicate 130 schede rappresentative della complessità e varietà degli oggetti catalogati. Con la collega dell'archivio Tania De Nile vorrei ringraziare tutti i colleghi delle ville, parchi e collezioni per la preziosa collaborazione. Ringrazio inoltre l'ex collega Cristina Biaggi che ha avviato il lavoro di catalogazione del patrimonio ville e parchi storici. Grazie. Grazie. E ora Daniela Sgherri ci parla di Roma dalla alla Z, che come accennavamo è il percorso tematico che permette, anzi la rete dei percorsi tematici che permettono un'esplorazione di tipo diverso. Come appunto ha appena descritto la sovrintendente, Roma dalla A alla Z è la sezione di approfondimento del portale SmartWeb, che propone una serie di percorsi tematici ordinati alfabeticamente. I percorsi di Roma dalla A alla Z affrontano argomenti relativi all'archeologia, all'arte, l'architettura, le tradizioni, il costume, i riti della città di Roma e completano e arricchiscono il catalogo online del patrimonio di Roma Capitale, mettendo in relazione le schede di catalogo tra di loro e soprattutto mettendo in relazione i singoli beni schedati con la millenaria storia cittadina. Roma dalla A alla Z è un contenitore in continua evoluzione che sarà progressivamente articolato nelle tematiche affrontate e incrementato nel numero dei percorsi offerti all'utenza.
La vastità e l'eterogeneità del patrimonio di Roma Capitale si riflette però già nella varietà di argomenti e ambiti cronologici dei 36 percorsi disponibili online, che spaziano dai monumenti esistenti e perduti della Roma antica, abbiamo il Tempio di Giove Dolicheno, la Meta Sudans, le Tempie di età imperiale, fino alle opere e alle performances di arte contemporanea. Abbiamo già il Carnevale di Orfeo Tamburi e la performance di Keith Haring del 1984. Passando per i musei, è online il Museo di Roma, e le collezioni e i fondi che vi si conservano, la collezione Carbonelli presso il Museo dell'Arte Sanitaria, la collezione del Museo Artistico Industriale, le collezioni Paoletti, Rospigliosi e Tenerani del Museo di Roma, la Galleria dei Ritratti dei Pastori Arcadi, la collezione di bambole, il fondo fotografico Scarsavio. E poi ancora i luoghi e gli elementi identificativi del tessuto urbano, con le lapidi idrometriche, le edicole sacre, i cimiteri storici, i luoghi delle esecuzioni capitali, gli obelischi, le statue parlanti e un cospicuo nucleo di voci sulle ville e parchi storici di epoca moderna e contemporanea. Abbiamo inoltre le figure di architetti che per il Comune di Roma hanno contribuito a definire il volto della città post-unitaria, gli attori e i registi che a Roma sono nati o hanno vissuto, le festività che hanno preso vita in città con il Carnevale e l'Epifania. Ciascun argomento è affrontato attraverso la linea guida del patrimonio di Roma Capitale e delle schede del catalogo informatizzato SmartWeb, che fungono da illustrazioni dei testi e sono però anche singolarmente e direttamente consultabili, guidando l'utente nella navigazione del catalogo e aprendo la strada ad ulteriori approfondimenti. I testi sono redatti da curatori di sovrintendenza e dai collaboratori che con loro condividono la cura del patrimonio culturale nella quotidiana pratica lavorativa. Pur essendo l'intento più divulgativo possibile, i contenuti sono scientificamente accurati, aspetto assai rilevante nel dispersivo e spesso approssimativo universo del web. I percorsi sono corredati da una bibliografia tematica, tramite la quale l'utente, se lo desidera, può ampliare le proprie conoscenze sugli argomenti trattati. Attraverso Roma dall'A alla Z, ci fa piacere sottolinearlo, si intende valorizzare soprattutto le migliaia di beni meno noti conservati nei musei, nei depositi e nel territorio di Roma Capitale, sconosciuti talvolta anche agli specialisti e che quindi rischierebbero di sfuggire anche alla ricerca più accurata. Facciamo qualche esempio. Fondi fotografici preziosi che offrono spaccati della società romana dell'Ottocento e del Novecento. Lapidi che rischiano di passare inosservate nel caos cittadino. Monumenti iconici, ma dei quali sfuggono spesso importanti dettagli. Caricature di personaggi illustri. Oggetti che hanno storie particolari da raccontare, come la colonnina del telefono fatta installare da Roberto Rossellini al Cimitero del Verano. Per il 2022 è prevista la pubblicazione online di almeno altri 20 percorsi, che ugualmente spazieranno nella banca dati della Soprintendenza Capitolina in modo interdisciplinare. Tra essi le Mura Serbiane, l'Accademia di San Luca, la Repubblica Romana, i cantanti, l'illuminazione pubblica, l'architetto Giacchino Herzog, grandi magazzini, la street art. Roma dall'A alla Z nasce per iniziativa della sovrintendente capitolina Maria Vittoria Marina Crialelli e di Nicoletta Cordano, che precedentemente guidava il servizio catalogo. Ringraziamo tutti i colleghi che hanno redatto i percorsi esistenti e Anna Sanzi e Laura Rendina, che con entusiasmo ne hanno collaborato alla redazione. Allora, adesso chiediamo un altro collegamento online, perché anche Isabella Toffoletti non può essere qui fisicamente oggi e ci parlerà del SmartWeb e il sistema dei siti della Sovrintendenza Capitolina. Buongiorno a tutte e a tutti. Il nuovo sito SmartWeb integra e arricchisce la galassia di siti web del sistema dei musei Sovrintendenza Capitolina, sistema che comprende un portale con i siti dei singoli musei e il sito istituzionale della sovrintendenza con un'ampia sezione dedicata al patrimonio archeologico e monumentale gestito. Dotati di tutte le informazioni pratiche necessarie per organizzare e prenotare la visita, i siti sono anche ricchi di contenuti sulle collezioni che conservano, nel caso dei siti dei musei soprattutto, e sul patrimonio archeologico e
artistico e monumentale antico, moderno e contemporaneo diffuso sul territorio cittadino per quanto riguarda il sito di sovrintendenza. Qui potete vedere una sezione del sito dedicata ai monumenti archeologici di Roma antica con la lista delle schede dei singoli monumenti diffusi sul territorio. SmartWeb si integra nel sistema senza duplicazioni e sovrapposizioni, ma arricchendo e amplificando le possibilità di navigazione e quindi di conoscenza del patrimonio culturale della sovrintendenza. Come è costruita questa integrazione? I siti dedicati ai singoli musei e il sito istituzionale della sovrintendenza, che è quello che state vedendo in questo caso, evidenziano e facilitano l'accesso a SmartWeb attraverso una sezione introduttiva ed orientativa dedicata che ne descrive funzionalità e contenuti in maniera esauriente e presenta appunto un link diretto a SmartWeb alla home page da cui partire per la ricerca e per la navigazione nel database. In ogni scheda di opera o sito, inoltre, dopo la descrizione che riporta i dati essenziali dell'opera, è inserito un bottone collocato in maniera evidente che linka direttamente alla scheda di catalogo corrispondente presente in SmartWeb. Non vi faccio vedere ancora nella navigazione questa funzione, che è in corso di implementazione in maniera estesa su tutte le schede di opere che sono pubblicate nei siti dei nostri musei. Naturalmente è sempre possibile anche il percorso inverso, a partire da una scheda di SmartWeb, dopo che si è stata effettuata una ricerca, è possibile accedere direttamente al sito web del museo cliccando sul link che è presente nella parte iniziale proprio della scheda di SmartWeb. Il link porta alla home page del sito, dove si possono appunto trovare tutte le informazioni pratiche necessarie per la visita o altre attività, mostre, eventi, attività didattiche in corso. Questa scelta, oltre a rispondere a standard di chiarezza e completezza dei singoli siti, viene incontro alle esigenze e agli interessi di tutti i tipi di utenti, dal semplice appassionato o curioso allo studente di scuola o universitario allo studioso esperto che può avere bisogno di un livello di approfondimento maggiore che quindi trova agevolmente in SmartWeb. L'obiettivo è quello di non duplicare le informazioni, di evitare eccessive sovrapposizioni e ridondanze tra i siti, salvo quelle necessarie, ma di integrare il sistema dei diversi siti web, rendendo chiare le specificità di ciascuno e valorizzandone i collegamenti e le intersezioni, per intracciare velocemente sia le informazioni di carattere pratico, ma anche quelle informazioni necessarie per approfondire eventuali ricerche scientifiche. Naturalmente il lavoro descritto è in continuo aggiornamento e implementazione e sarà calibrato anche sulla base dei dati di navigazione che raccoglieremo su questi specifici ambiti che vi ho descritto per valutare come fornire un servizio migliore ai nostri utenti e ai nostri visitatori. Tutta l'attività sui siti web del sistema è concordata e organizzata con Silvia Bendinelli, responsabile web di Zetema, che ringrazio per la collaborazione e la professionalità. Grazie a tutti e buon proseguimento. Bene, adesso Claudio Romanini tocca, dopo questa serie di archeologi e storici dell'arte, di sostenere, diciamo, la bandiera degli informatici che sono stati bombardati, come dicevamo all'inizio, di ricerche. Comunque, in realtà, Claudio, che ha coordinato il gruppo di lavoro Sviluppo SIMART, insomma, diciamo, poi alla fine si è trovato bene con noi, vero? È stata un'esperienza appassionante, credo. Non solo per me. Tutte le passioni. L'avventura. È stata faticosa e appassionante. Lo dico e ti ringrazio per questo. Da un punto di vista informatico, il sito presenta soluzioni tecnicamente interessanti, alcune già accennate nella panoramica delle funzionalità svolta da Laura Petacco. Innanzitutto, Faccio qualche esempio. Innanzitutto il card layout dei risultati delle ricerche, già in parte descritto da Laura, il disegno delle cards, il ridimensionamento automatico delle immagini, la composizione delle colonne, l'ombreggiatura al passaggio del mouse, è basato su codice scritto ad hoc per questo sito e che lo differenzia dai layout prevalenti oggi su internet. È particolarmente efficiente perché da risultati di ricerca a volte di 10-20.000 schede, la pagina viene riempita immediatamente e poi in modo incrementale allo scorrimento.
Sul motore di ricerca open source Solar possiamo aggiungere a quanto detto l'uso dei pesi sui campi per mettere in testa nel risultato delle ricerche l'oggetto rispetto alle rappresentazioni. Per esempio la scheda relativa all'opera architettonica Ponte Sant'Angelo rispetto a tutte le stampe, dipinti, foto e disegni che la raffigurano. Riguardo la ricerca avanzata, possiamo notare come in modo trasparente all'utente vengono mescolati i campi SIMART con un campo costruito ad hoc sul sito divulgativo, il titolo della scheda. Anche questo diventa una ricerca full text dentro a tutti i titoli, come se fosse un campo statico di un database. Va sottolineato infine che tutti i componenti utilizzati sono open source. La parte più impegnativa dello sviluppo del Smart Web è consistita nel raffinare continuamente le regole della presentazione dei dati. Nel corso dell'attività di pubblicazione delle schede sono emerse e continueranno ad emergere problematiche specifiche che vanno risolte attraverso analisi attente e senza mai operare forzature sul CIMART e sulle regole di catalogazione. Faccio un solo esempio, quello del paragrafo localizzazione. Come potete vedere, siamo arrivati a distinguere quattro casi: opere all'aperto, opere esposte in collezioni museali, opere conservate in una struttura museale ma non esposte al pubblico e reperti conservati in depositi. Ciascuno di questi casi presenta una soluzione distinta: localizzato dove, esposto dove, non esposto o in deposito. Possiamo dire che ogni paragrafo della scheda sul Smart Web presenta complicazioni, a volte anche maggiori di questo, per il contenuto e anche per la formattazione. In questo caso notate come per l'opera all'aperto, statua parlante, la localizzazione avviene dopo l'indirizzo, mentre invece per le opere esposte in un museo l'indirizzo viene alla fine, viene detta sala, cose. Quindi un altro esempio di problematica di formattazione è quello del paragrafo materia tecnica, dove con i neretti, i due punti, punti e virgola, si rappresenta quella che è una struttura gerarchica molto articolata su CIMART. Passiamo ora all'interazione tra CIMART e CIMART Web, ossia tra il sistema dove avviene la catalogazione e il sito che rende fruibili al pubblico queste schede di catalogo. La cabina di comando sta nel CIMART. Tutti i moduli che consentono di gestire il divulgativo e anche la relativa profilazione utenti stanno nel CIMART. Abbiamo il modulo per correggere le coordinate di un bene sulla mappa, il modulo per la gestione degli articoli su Roma Z e il relativo lemmario, il modulo per la selezione delle immagini da pubblicare tra quelle collegate alla scheda di catalogo e il modulo per gestire i riferimenti ai siti della sovrintendenza, quel sistema di link descritto poco fa da Isabella. Tutte le modifiche apportate alle schede in CIMART vengono riportate in tempo reale su CIMART Web. Come informatico che ha avuto la fortuna di lavorare tanti anni nella sovrintendenza, non ci sono solo gli aspetti tecnici che voglio sottolineare. Altrettanto importanti sono gli aspetti organizzativi, ovvero le forme in cui nel corso degli anni si è realizzata, prima attorno allo sviluppo del CIMART e poi di CIMART Web, allo sviluppo del CIMART all'epoca di Daniele Ogliani, che ha visto dall'inizio fino a pochi anni fa, ha visto un'intensa interazione tra i sistemi informativi, il servizio catalogo, i responsabili degli archivi CIMART e SIRTI. Voglio qui dare atto alla sovrintendente di aver dato l'impulso necessario perché lo sviluppo di CIMART Web e l'attività di pubblicazione acquisissero la giusta importanza per la struttura, ma in particolare di aver trovato la formula organizzativa adatta, attraverso la formazione di un gruppo di lavoro snello ma rappresentativo, al cui interno si è formata quella massa critica necessaria a far diventare il progetto CIMART Web un progetto collettivo e trasversale nella sovrintendenza. Grazie.
Io vorrei ricordare anche Marco Di Berardino, che diciamo è stato anche magna pars, e Giulio Testini di Zetema, che sono state figure, diciamo, di riferimento in tutto questo lavoro. Sono più emozionato di quello che pensavo, dopo aver fatto tantissimi interventi pubblici. Mi era saltata questa riga proprio di Marco Di Berardino, non solo come informatico, ma anche per le idee con cui ha contribuito allo sviluppo del sito. Grazie mille. Quindi nei tempi che ci eravamo previsti siamo arrivati, non senza ringraziare Paolo Angelini, perché poi diciamo alla Rapacis diciamo queste cose le possiamo fare con lui e con tutti i tecnici che ci hanno lavorato. Non so se c'è qualche domanda. E come accennavo, poi qui si tratta anche di capire, dato che Simart, diciamo che a un certo punto era diventato anche Smart, però poi aveva troppi omonimi, non, diciamo, è una sigla, quindi non ha la fama internazionale che hanno invece i Musei Capitolini, chiaramente resterà poi su quella che è la parte più nota internazionalmente del nostro patrimonio culturale musealizzato, una specificità. Quindi adesso l'attività che ci attende è proprio quella di trovare un modo, un coordinamento, diciamo, tra il fatto che quella sarà sicuramente una porta d'accesso particolare, però poi, come vedrete, perché da oggi il Simar Web va effettivamente sul web, si inciampa su schede Simart in continuazione, perché poi, come vedrete, sono una grande mano per la ricerca. E poi naturalmente i percorsi, però, come Roma dalla A alla Z, sono modi per trovare approfondimenti di argomenti sui quali a volte proprio non c'è una bibliografia specifica, e quindi che fanno parte di quella cultura della sovrintendenza capitolina che io arrivando ho trovato e che tutti davano per scontata, che invece per l'esterno scontata non è. Quindi c'è una profondità della conoscenza di Roma che in questo modo invece viene condivisa. Benissimo, non so se Roberta vuole aggiungere qualcosa. No, grazie. Bene, quindi grazie a tutti quelli che sono stati con noi oggi, a tutti quelli che ci stanno seguendo online in questo momento. Grandi complimenti a Laura Petacco e Isabella Toffolenti per il grande lavoro fatto a distanza. Naturalmente, ora ve lo dico, erano registrate, ma sembrava un collegamento online, quindi almeno l'illusione l'abbiamo data. Grazie.